Alba Parietti colpita da un gravissimo lutto. È stata lei stessa ad annunciarlo sui social, pubblicando una lunga lettera d'addio molto emozionante. Deve essere un momento molto triste per la famosa showgirl. Se ne va uno dei pezzi del suo cuore. Chi è Alba Parietti? Alba Parietti è una famosa showgirl, attrice, conduttrice televisiva ed in passato è stata anche cantante. Ha esordito in Rai con il programma Galassia 2, ma ha raggiunto il successo all'inizio degli anni 90 con la conduzione della trasmissione Galagol su Telemonte Carlo. Nel 1992 presenta il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci e negli stessi anni è protagonista di alcune commedie cinematografiche di successo come Abbronzatissimi e Saint-Tropez Saint-Tropez. Conduce poi Domenica In e Striscia la Notizia. Negli ultimi anni è stata concorrente di Ballando con le Stelle e di Tale e Quale Show. Nelle ultime ore è stata colpita da un gravissimo lutto, lutto per Alba Parietti. La nota showgirl è stata colpita da un triste lutto. È stata lei stessa ad annunciarlo sui social, pubblicando alcune foto della persona scomparsa e scrivendo una lunga lettera d'addio. Non sembra vero, sempre si prova a cercare un senso, ma davvero non c'è. Mentre ti scrivo, sento il suono della tua voce, quel modo scherzoso, buffo ironico che avevi sempre di interpretare la vita, come se nulla potesse scalfirti. Era impossibile levarti il sorriso, anche se alle volte pensavo fosse amaro, ha scritto. Morta Chiara Viapiana. Alba Parietti colpita da un triste lutto. È morta l'amica Chiara Viapiana. La showgirl l'ha salutata sui social con una lunghissima lettera d'addio. Chiara, non sembra vero, ha esordito, sai Chiara, eri proprio bella e penso di non avertelo mai detto, eri una madre eccezionale per i tuoi meravigliosi ragazzi, un'amica preziosa, un punto di riferimento per tantissimi amici che ti rimpiangeranno e che ti hanno amata e apprezzata tantissimo, come meritavi. Eri anche un gran talento. Invidiavo il tuo gusto raffinato e quella calma, quel sapere volare alto. Mi spiace tantissimo Chiara, davvero il tempo non ci lascia la capacità di afferrare la bellezza dei momenti indimenticabili che non possono tornare, ma ti restano impressi nella memoria e nel cuore. Sei stata una donna superiore e ti vorrei poter abbracciare, salutare e dirti che ti ho voluto bene. Ciao Chiara, fai buon viaggio.